Fabio, questi due ospiti che arrivano dalla Grecia per scoprire i prodotti della tua azienda, ma anche per fare una visita a Crotone e capire se si può fare questo collegamento tra la Grecia e Crotone. L'occasione è importantissima. Panos viene qui in qualità di segretario generale della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene perché vuole riprendere quello che 2400 anni fa si faceva in maniera regolare. Coloro i quali, i coloni greci che sono arrivati qua a Crotone, hanno messo in piedi una colonia che poi commercializzava con la madre patria, con la Grecia. Allora noi vogliamo riprendere quello che è la nostra storia, semplicemente, cioè fare in modo che la Grecia e la Calabria riprendano a dialogare. Per fare questo abbiamo bisogno oggi, nel 2021, di quattro cose importanti che abbiamo messo in piedi. È il progetto di Panos, il nostro, perché Panos apre qua a Crotone. Questa è anche una cosa molto importante, l'antenna della Camera di Commercio Italo-Ellenica, per collegare la Calabria e la Grecia intanto in maniera infrastrutturale. Riprendiamo l'idea dell'idrovolante per collegare Crotone con il Corfù o con la terraferma greca, ma anche il food e il turismo. Turismo che può partire anche banalmente subito, con anche il turismo scolastico, per esempio. Quindi stiamo iniziando a porre le basi istituzionali, ma anche con le associazioni di categoria, per fare in modo che questo non diventi solo un progetto di un'azienda, ma diventi un progetto che può espandersi a tutto il territorio. Mi pare di ricordare che un sindaco voleva fare questo collegamento tra la Crotone e in rappresentanza della Calabria e del Sud con la Grecia. Te lo ricordi tu questo progetto? Beh, certamente, perché io ero il suo assessore e quindi mi tocchi ovviamente nel cuore, perché era un progetto che avevamo e che appunto riproponiamo. E penso che questa volta, anche con l'aiuto della regione, non solo, ma delle associazioni, stiamo ponendo le basi per fare in modo che tutto questo si possa avverare. I corsi e i ricorsi storici. Come produzione abbiamo tanto da poter presentare, far conoscere e anche esportare, perché chiaramente la nostra tradizione è anche una tradizione enogastronomica. Il tuo amico, quello che è arrivato dall'America, parlava del vino, no? E il vino, noi abbiamo tante aziende che possono anche fare rete, finalmente fare rete per uno sviluppo migliore del nostro territorio e della Calabria. Sicuramente quello che possiamo offrire alla Grecia, ma anche agli importatori che vengono, è tanto, un paniere di beni enorme. E quello che loro cercano ovviamente è la cooperazione tra di noi produttori e coloro i quali cercano di commercializzare questo prodotto, perché loro hanno bisogno di quantità. La cosa fantastica che Panos ripete spesso ma i greci che ripetono spesso nel loro costume quotidiano, ecco, quando si rivolgono a noi dicono: una razza, una faccia. Quindi questo per significare che siamo uguali a loro, siamo i loro cugini, loro ci considerano.